Posso chiedere che cosa si ricorda? Come помните про Чернобыль? Ну что? Тогда мало хто знав. Тепло було, все, тепло було. Mi ricordo che era una giornata calda. Так раз було діло на Пасху, наверное, 26-го. Quattro ore prima. Dove stiamo andando? È un paese che è stato abbandonato dopo la tragedia di Chernobyl. Khoiniki. Lì è caduti tantissimi radionuclidi. Intorno, in quelli paesi piccoli, sono quasi tutti stati abbandonati. Quattro ore dopo. Il direttore собрав людей. È venuto il direttore, hanno fatto riunione. E ha detto che è successo un guaio. А тоді мало хто знав. Ну, зарвав, зарвав. Хто там знав, що таке? Cosa succede? Non succede niente, scoppiano le cose. Так много поїжджали. Tante persone andate via. Очень много поїжджали. Tantissime. Andavano via, piangevano. Их жлобило туди. Sono andati via. Уже мало кого осталось. Sono quasi tutti morti. Pochissime persone rimaste vive. Какие лишние? Non dire le parole, cioè non parlare sulle cose della politica, per piacere. No. È mia moglie. Погано робиться по сезону. Dopo, quando abbandoni questa parte. На могильник мусор увозили. Cioè, io mi sentivo male, mi girava la testa. Perché ride? Perché ha detto di non raccontare questa cosa. Due ore prima! Dopo che è scoppiato il Chernobyl, questa terra è stata abbandonata, cioè non si coltivavano. Però adesso, che è passati tanti anni, adesso si coltiva così. Un po' presto per coltivare, lui che pensa? Я уверен, что нельзя. Lui è sicuro che non si può, è ancora presto. E dice che quando sono questi paesi stati abbandonati, venivano le persone, sai, con trattori, facevano delle buchi giganteschi e si tiravano tutti in questi buchi, tutti i casi, tutte le macchine, tutto, e ricoprivano con la terra. E quindi radiazione c'è, non vuol dire che non c'è. Un'ora dopo! Che cosa sta facendo? Mi raccomando. C'è un sacco di patate, quella macchiata, quindi li sto dividendo, perché dopo deve mettere nella terra, e nella terra deve mettere quella buona. Da quanto tempo vive qui? Chiede Stalish. Lei è nata qui, però dopo quando è scoppiato Chernobyl hanno portato tutti via, però lei ha detto che via non ci va, quindi è rimasta qua a vivere. E non aveva paura? Ah, quindi i baiali siete ergiati. Io non avevo paura, perché in autunno dovevo riprendere patate dell'orto, perché sono cresciuti, quindi come faccio ad andare via? Ho le patate nell'orto, le devo riprendere. Quando è scoppiato nell'86 Chernobyl, quelli che conosceva, i suoi parenti che abitavano qui vicino, che hanno fatto? Ci vogliati e pamieri. Allora, questi qua che sono a destra sono morti, perché sono rimasti. Anche quelli qui di fronte sono morti. Però cinque bambini sono andati via, sono vivono in un'altra città. Non lo so adesso come stanno. E questi qua sono andati via, però sono morti lo stesso, a Minsk. E lei che è tornata qui non aveva paura di morire come questi accanto? Ah, magari è meglio se morivo anche, perché adesso quando sono vecchio è difficile da vivere. Mi puoi chiedere se sa leggere e scrivere? Ah, umieć czytać? Ja chiaj, zabula się usi. Ho dimenticato già tutto. Zabula się mamka usi. Tutto, ja davai mi chodila. Prima di guerra sì, sono chodila andata a scuola. Chodila 3 classi, concila da... 3 classi ho finito. Se vuoi anche ti dà la patata, cioè se vuoi un tipo qualche chilo di patata lei te le dà, perché lei le ha tanti. C'è scritto che dentro casa c'è il cane. Cane quello cattivo. Dash. Sì, però c'è scritto male, non si scrive così. 10 minuti dopo. Come si chiama? Genia. Quanti anni ha? 76. 76. 10, 20, 30, 40, 50. A c'è qui c'era bellissimo, adesso tutto rotto, agarodi, tutto rovinato. In 86 si hanno cercato di portare via, hanno dato una casa, però lì terra non è buona, cioè tutto di sabbia fatta. 2 anni sono stata via, in 88 siamo tornati indietro. Другая женщина, una morta, а третя уехала, молодая, до 30 году померла. Tutti sono morti. Prima di avere 30 anni, io sono tornata qua. Guardate, io adesso ho 76, sono bravissima. Se ci fa vedere l'orto. A voi можете огород нам показать? Certo, venite. La legna chi la taglia? A drava vam хто робить? Da sola. Ecco, questo è il mio orto. Che cosa coltiva? Cipolla, cetrioli, fagioli, olio, tutto c'è. Importante di non bere. E dopo, Основное. А я так и не нас.
Perché da noi ci sono tanti ubriachi. Perché milioni. Ho pensione, io ne ho. Se tipo 3 milioni e mezzo sono per robota la... 150 euro. Un consiglio ai giovani. Certo, non le cose facili. Tipo quelle persone che vogliono lavorare sulla terra, non ci sono. Я вам скажу, як не лениться, так можно жить. Quando non sei pigro... Le cose vanno avanti, non devi essere pigro. Io non sono così, io lavoro. Che carino. Mezz'ora dopo. Sumi era guidatore e in quel paese che adesso fa vedere, prendeva le persone e li portava via dal paese. Tanti anni fa questo paese si chiamava Montagna Rossa, adesso ha un altro nome. A sto vedi Giozia? Lo sai cosa ha detto il signore? Che se ti lecchi le labbra senti tipo che sono un pochino dolci. Vuol dire che ci siamo nel posto dove c'è radiazione alta. Quando è scoppiato Chernobyl nessuno non sapeva niente. Solo quando si leccasse le labbra erano dolci. Avevi dell'odore strano nella bocca. Cioè, magari mi sembra, cioè è una impressione. Però comunque l'ho detto così. Non so se ci si fa suggestionare, sì, però un po' è vero. Sì, è vero, cioè infatti. Non si può andare a pescare pesce, non si può coltivare la roba vicino, non si può prendere acqua e devi stare qui il meno tempo possibile. Quindici minuti dopo. Lui vedeva in paese tante persone ubriachi perché qualcuno ha detto che quando bevi distruggi radiazioni dentro il corpo. Quindi c'erano tantissime persone ubriache, soprattutto gli uomini. Era una cosa strana. Probabilmente era stata una voce messa in circolo perché la gente pensasse un po' meno e riflettesse un Forse po' meno. Forse può essere. Dieci minuti dopo. E tu la pigli? 35 minuti dopo. Quanti anni ha? 82. Lei vive qua? Certo. Perché è tornata qui? Bruttissima era casa, bruttissima. Mi quartiere a un e io avevo il marito malato, quindi ma come potevo vivere? Lui aveva le malattie dei polmoni, quindi tutti mi guardavano male. Ma accasciavali ce devo ti giungo. A te sto tempo stavali da pusti usci po' umirai. Mio marito era malato, quindi ho deciso di tornare indietro, perché qua io avevo la casa. Tutti morti, sono tutti morti. Io sto rimasta da sola. Da sola. Avevo due bambini, due figli. Vedo delle papere bellissime. Certo, ho appena comprato, sono bellissime. A mosna pasmatrice. Quanto le ha pagate? A scopa di storia. Un euro e qualcosa. Per una. Lei è una delle persone più giovani che abbiamo incontrato girando qui. Pas voce mi senza voce. Che non ne ho tanto, 86. Tra due mesi io mi compio 50. Come mai lei è più giovane eppure qui? Io sono lancio Brasile. Allora, io prima ho vissuto in Russia. Sono divorziata con la moglie e sono tornato qui. Dove si nasce, si torna. Alcune di queste signore più anziane mi hanno detto che molti bevono. Quattro. Sì, ci sono. Uggire vignacco. In paese sicuramente. Girevnia, quasi dei girevni. Sì, tutti i paesi, di sicuro. Sette giorni prima, un passo indietro fino all'Italia, alle 5 di mattina, con tre donne clown dell'associazione Mi Illumino d'Immenso che ho accompagnato in Bielorussia. Red? Chi sono quelle due dietro? Non lo so, si sono caricate all'ultimo autogrill, io non lo so. Pluffa e sembra un cavernicolo e dall'altra parte abbiamo quel disinculo di Piffero. Poi 5 ore dopo e altre 5 ore dopo. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Babici, nel nostro istituto dove ci sono un sacco di bimbi che ci aspettano, trepidanti, e noi siamo più trepidanti di loro. Che state facendo? Cani, palloncino per tutti. Ma i cani si riconoscono se sono maschio o femmina? Femmine hanno le ciglia lunghe. E i maschi? Questo è un maschio, ad esempio. Sei minuti dopo.
Vogliamo fare la rivoluzione contro le persone cattive. Vogliamo essere buoni e far sorridere tutti. Io no, non credo in nessuna religione, credo nella religione del sorriso. Saper stare con le persone davvero al di là dei preconcetti. Tu studi? Medicina. Se si cura una malattia e basta, può vincere o perdere la terapia, ma se si cura, diciamo, una persona, vinci comunque. Il direttore dell'istituto è lui e qui ci sono bambini con disabilità, orfani oppure con genitori con problemi di alcolismo. Ну и такая проблема существует. Вот об этом говорит то, что вот эти 63 ребенка, о которых я сказал, ну ввиду разных причин, том алкоголизма не занимаются воспитанием своих детей. E questo si somma alle malattie causate dalle radiazioni, come mi spiegano l'associazione Diabete Mellito Infantile. Dopo Chernobyl ha aumentato tanto il numero di bambini che hanno questa malattia. И диабету добавили свет онкология. Тантиссимы малатии типа онкология, диабет, эпилепсия, диабет, рассеянный склероз, эпилепсия. E anche problemi di tiroide. Ci sono tante ragazze, se vedrai, con una scar. Cicatrice? Sì, qui, perché erano operati. Ma torniamo ai bambini dell'istituto. Come ti chiami? La. Quanti anni hai? 13. Una persona che ti piace? Il suo amico. Mi racconti com'è? Плохой. E tu come sei? Тоже плохой. Tu dormi qui? Я здесь. Quando sei uscito l'ultima volta? Нет, я вообще не есть. Come ti chiami? Андрей. Quanti anni hai? 17. Che cosa ti 17. Piace? 17. 3, 4, 6. Che cosa mi vuoi dire? Нужны батарейки. Поеду, жураюсь, это там. Я буду лампочки менять. Perché sono quelli che riescono a imparare un po' di cose e fanno delle cose semplici e magari tipo, come hai detto lui, di fare cioè cambiare le lampadine, robe del genere. Però quasi tutti cambiano solo istituto e rimangono lì per il resto della vita. Mi chiedi se lui andrà in questo istituto o se è un sogno suo e basta. Ha detto il psicologo così, adesso lui racconta a tutti, però non si sa. Cioè magari però... Come ti chiami? Dimitri. La cosa che ti piace di più fare? Giocare al mare. Quando sei venuto in Italia? Sì. E tu che cosa fai che ti piace? Quando non mi piace niente. Studi, impari un po' di cose. Sì, a leggere. La cosa che vorresti fare da grande? Voglio diventare idraulico. Buona fortuna. Grazie. Come ti chiami? Anastasia. La cosa che più ti piace fare? Andare in piscina. Quando ci vai? All'estate. Quando vai in Italia? Sì. Ma qui c'è la piscina. No, in Italia. Se hai voglia di rispondere, altrimenti non rispondo. Va bene. Ti volevo chiedere, tu vivi là all'istituto? Sì. Ma perché? C'è un problema? Sì, l'hanno bevuto il vino e poi quando volevo andare con i miei genitori è venuta una macchina e l'ha presa noi. Ma ora stanno cercando di smettere di bere? Non ancora. Non ancora? Tu speri lo faccio? Sì. Questo è un clown, questo è il cappello, è per te. Davvero? Sì. Grazie, è bellissimo. Prego. È bellissimo. Qui mi illumino d'immenso, ho portato sorrisi, dentifrici, sapone per panni e striscette per misurare il diabete. Ogni bambino ospitato per un mese in Italia abbassa la possibilità di malattie del 60%. Io racconto storie perché non so fare altro. E anticamente un racconto aveva solo due modi per finire. L'eroe e l'eroina si sposavano oppure morivano. Perché il senso ultimo a cui rimandiamo tutti i racconti ha due facce. La continuità della vita, l'inevitabilità della morte. Батька, матка. Papà, mamma, tutti. Все это родичи. Tutti i miei parenti. С восьми один я остался. Dagli otto bambini che c'erano, rimasto solo io.